Siamo con le insegne del CRA delle Ferrovie Nord Milano. Si sta celebrando 125 anni della fondazione delle Ferrovie Nord Milano, una delle prime reti ferroviarie importanti in Italia e soprattutto nel nord Italia. Ha fatto un po' la storia, diciamo, del milanese, della Lombardia, del Varesotto, eccetera. Comunque parliamo oggi un attimo di questi treni storici e soprattutto l'attività del CRA come ambientazione ferroviaria d'epoca. Niente, posso, prima di tutto voglio ringraziare l'azienda, le Ferrovie Nord Milano, la direzione aziendale che ha permesso la realizzazione di un evento storico commemorativo come quello del 125esimo delle linee di apertura sulla linea per Erba e Asso. Questa manifestazione vuole essere un punto di riferimento anche per il futuro, non soltanto per oggi. Questa manifestazione, come dicevo, è stata realizzata grazie alla direzione aziendale del gruppo, ma anche grazie al ciclo ricreativo aziendale che ha messo a disposizione risorse umane, personale, volontario, che ha permesso la realizzazione di questa iniziativa. Noi speriamo e ci auguriamo di continuare anche nel futuro, perché questa macchina storica, questa locomotiva 205, come è chiamata e come è numerata, è una macchina fra le più antiche in Europa, funzionante. È un piccolo gioiello della tecnologia ancora in funzione e noi ci auguriamo di poterla far viaggiare non solo sulla linea Erba-Asso, ma in tutte le reti delle Ferrovie Nord Milano. E quali altri materiali rotabili storici ci sono attualmente attivi, circolanti? Noi abbiamo la 740-01, che è la macchina che è venuta su oggi durante la manifestazione, quella che è ancora in colorazione originale, un blu che era la livrea dei primi mezzi elettrici delle Ferrovie Nord Milano. Qui abbiamo anche in esposizione la locomotiva 600-03, che è l'ultima del gruppo 603 in colorazione Isabella, come era stata costruita ai tempi. Noi ci auguriamo che questo parco rotabile rimanga anche in futuro e diventi un patrimonio non solo delle Ferrovie Nord Milano, ma di tutta la cittadinanza e di tutta la regione Lombardia. Visto che siamo a fine anno, avete fatto il calendario anche quest'anno delle Ferrovie Nord? Abbiamo delle pubblicazioni che riprendono gli avvenimenti fatti quest'anno, a parte il calendario che è un evento che tutti gli anni facciamo. Abbiamo anche pubblicato un libro storico, una storia lunga, un viaggio lungo 125 anni, che chiunque vuole averlo può contattare il nostro circolo a Saronno in via Diaz 11. È un libro che vuole raccogliere tutte le immagini di tipo fotografico della storia di queste linee dal 1879 fino ai giorni nostri. Un'opera unica, molto interessante. Io sollecito le persone interessate a contattare il nostro circolo per poterlo vedere e per poterlo acquistare, chiaramente, se lo vogliono.